Giulio è accaduto il 15 marzo 1890, 1895, 15 marzo 1895 in Irlanda. È una storia pazzesca. Bridget Bolan fu brutalmente uccisa dal marito con l'assistenza di altre persone. L'uomo era convinto che la donna fosse, pensa, stata rapita dalle fate e sostituita da un mutaforma. Sì. Ecco, è vero 1895, Sono qualche anni fa, però la storia è forte. La donna, a soli 18 anni, poverina, sposò questo Michael Cleary dopo un mese che lo conosceva. Erano di due contee diverse. Dopo le nozze, proprio perché erano di due luoghi diversi, si dovettero separare per un periodo per proseguire entrambi il lavoro. Lui era un bottaio, quindi un lavoro importante in Certo. Irlanda. E lei aveva le galline e vendeva le uova ai vicini e inoltre faceva la sarta e modista, confezionando vestiti con la sua macchina da cucire. Era all'avanguardia, indipendente per l'epoca. Dopo la morte della madre Bridget, della madre di Bridget, il marito la raggiunse e acquistarono la residenza più bella del villaggio, costruita però sul sito di un presunto anello delle fate. La coppia non ebbe figli. Dopo 8 anni di matrimonio avvenne l'assurdo, fatto che sbalordì l'Irlanda. Da lì a poco Bridget si ammalò di bronchite, così gravemente da chiamare il prete per l'estrema unzione. Circondata da familiari e amici, secondo cui era, la malattia era opera delle fate, non ebbe le medicine consigliate dal dottore perché dicevano che era opera delle fate. Tutti i presenti optarono per i rimedi casalinghi e un rituale particolare che anticipò la sua morte. Furono padre e marito a sollevare l'accusa di fata mutaforma che aveva sostituito la vera Bridget e quindi le gettarono addosso dell'urina e poi il rituale. E poi ci fu il rituale. La portarono davanti a un camino, ecco, per scacciare la fata mutiforme. C'era questo rito. La camicia della donna, a questo punto, davanti al camino, prese fuoco. E il marito, dopo averla minacciata con un tizzone acceso, alimentò le fiamme gettando addosso del cherosene davanti a numerosi testimoni. Quindi, insomma, praticamente l'hanno bruciata Sì. viva. L'uomo impedì loro di intervenire, insistendo sul fatto che Bridget fosse stata rapita dalle fate una settimana prima e che fosse anche la madre e che quella che stava bruciando era semplicemente una mutaforma che ne aveva preso le sembianze, affermando fosse l'unico modo quello per riportare Bridget indietro. Il corpo, logicamente martoriato, della donna fu ritrovata in un fosso dalla polizia, che avviò subito le indagini. Il marito continuò a dire che era stata rapita dalle fate. L'autopsia affermò invece che Bridget era morta per atroci ferite da ustione. 9 persone furono accusate della sua scomparsa, incluso il marito. Il padre fu condannato a 5 anni di lavori forzati. Il marito venne riconosciuto colpevole di omicidio colposo e condannato a 20 anni di lavori forzati, e di cui 15 in prigione. Poi morì in Canada, dove emigrò uscito di galera. La storia è incomprensibilmente, consegna la morte di Bridget come l'ultima strega bruciata in Irlanda. Nel 2006, quindi dopo tantissimi anni, gli esperti riprendono in mano questo caso. Ipotizzarono che il marito fosse affetto dalla sindrome di Capgras, convinzione che le persone a lui care erano state rimpiazzate da impostori e da replicanti a causa dello stress dovuto alla malattia di Bridget. La sua follia convinse gli altri che Bridget era stata sostituita da una fata e fu lui a spingerli ad intervenire nell'omicidio. Insomma, alla fine si è quasi creduto che queste fate, Sì, questi sì. Una mutaformi esistessero veramente. Per un via di momento, gruppo. mentre stavamo dicendo queste cose, mi è venuto in mente anche Harry Potter, mutaforme, muta qui, muta là. Cioè, sembrava veramente di stare all'interno di Assurdo, un terno l'Irlanda assurdo. Beh, l'Irlanda crede alle fate, assolutamente addirittura sì. ci sono dei luoghi dove non si costruisce proprio, rimangono perché dicono che le Le fate ti fate poi maledicono ti per maledicono, cui. poi le fate si arrabbiano e finisce lì la storia. Ma andiamo in musica, va.